sicutera te non torna mai. Siamo in tempo di tirannia, infamità e carestia. Tillere te, tillere ya, tillere te, tillere tella, tillere te, tillere ya, tillere tillere. Come se il popolo scasca anche cane, grida le forte che rimo spane, fammi da noi, siamo spapende, pane, castanza e terra con lande. Tillere te, tillere ya, tillere te, tillere tella, tillere te, tillere ya, tillere tillere. Fango, torra su povero, senza alimento e senza ricovero, se musi di dosin se fontana, pretende zappa e pari murrana. Dillere te, dillere ya, dillere te, dillere tella, dillere te, dillere ya, dillere tellere. Che su surdu e beta la tondo tanto ruide su mundergai a sicutera te non torna mai. Dillere te, dillere ya, dillere te, dillere tella, dillere te, dillere ya, dillere tellere. E tanto ruide su mundergai a sicutera te non torna mai. Dillere te, dillere ya, dillere te, dillere tella, dillere te, dillere ya, dillere tellere. Oh,
bandiere, tra noi confini, rosse bandiere, con comuni, alla risposta, bandiere rotta, trionferà. Bandiere rotta, la trionferà, bandiere rotta, la trionferà, bandiere rotta, la trionferà, nel tono comuni, due parte. Operaio. Presidente, lei è un imponibile personale di 16 miliardi. Presidente Operaio, perché Presidente Operaio? Perché Presidente Operaio? Per reinventare il comunismo. La sinistra. È già pigliando poco! Presidente Operaio, un presidente che non farà un cazzo. Cioè conferenze stampe continuative, presentazioni di libri, convegni, perdita di tempo, perché c'è da fare un gran lavoro. Una grande sfida. L'obiettivo finale nostro sarà prendere dalle tasche dei cittadini e delle imprese ciò che un padre o una madre hanno risparmiato in tanti anni e che vogliono passare a chi li seguirà, ai propri figli. Bene, la tendenza è quella, ma che ci sarà una area di nessuna tassazione per le famiglie meno fortunate, più bisognose, tra parentesi le famiglie dei 200 milioni in su. Quindi, Presidente Operaio, noi pensiamo che queste misure e altre misure ancora possano dare uno shock positivo all'economia che possa rilanciarsi, che possa far aumentare il prodotto interno. Quindi, se gli italiani mi ci manderanno... Bene. Giuseppe Mercazzo che mi sei rotto. Bene, allora, un presidente che non farà saneamento finanziario, quindi un presidente che non farà... Un cazzo. Io che cosa ho detto negli ultimi giorni e lei lo ha rilevato? Sei uno stronzo! Ci sembra giusto. Bene, con soddisfazione ho visto che questa è la strada intrapresa dal presidente americano Bush alle sue prime uscite. Quindi io mi auguro di imbrogliare la gente truffando l'opinione pubblica. Chita se mula foresta fora da un diamo i vento umano sia l'usoli sia la tempesta a 40 anni no vine un usano ma quando eri là di la festa e un dirubato d'un due a mano un chi stive di stellineta in fiori e ancora noi a pure far l'amore e ancora noi a pure far l'amore.
malati pesta, a 40 anni novi ne usano, ma cammo è di là di la mesta.
direttamente alle 9, diciamo alle 9 e mezza, perché poi... 9, 9 e mezza. Alle 9 e mezza, martedì. Alle 9, alle 9, alle 9, nei tre stabilimenti saremo divisi anche come segretari, quindi portiamo se ci sono novità o altrimenti per decidere eventuali nuove azioni di manifestazioni che dovremo fare. Sapendo che oggi probabilmente qualche risposta arriverà, se non altro dovrebbe arrivare la convocazione o a Cagliari con il Presidente o altrimenti speriamo che ci sia anche quella direttamente nel Ministero con il Ministro Bersani. Quindi a questo punto... Scusate. Per il disagio che abbiamo creato. Ecco, no, vabbè, per chi ci sta ascoltando questo giustamente chiediamo scusa ai passeggeri che abbiamo creato il disagio, perché il nostro obiettivo non è creare il disagio ma è di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica ma soprattutto quella delle istituzioni che ci devono dare delle risposte per la nostra avvertenza che è sempre aperta. Ringraziamo anche le forze dell'ordine pubblico che ci hanno consentito comunque di portarlo avanti in modo corretto e regolare, quindi ringraziamo tutti e possiamo anche sciogliere la manifestazione.